Le sagre parrocchiali che in questo periodo si svolgono nella nostra diocesi sono parte di una lunga tradizione culturale e religiosa che risale ai tempi antichi. Sono nate come feste religiose, venendo celebrate inizialmente di fronte ai templi e successivamente, con l'avvento del cristianesimo, di fronte alle chiese. Durante le sagre le comunità si riuniscono per celebrare la propria fede religiosa, punto di riferimento spirituale per la comunità. Sono spesso caratterizzate da rituali, processioni e liturgie che sono parte integrante delle celebrazioni. La 47esima sagra Madonna dei Ponticelli, svoltasi nella parrocchia di San Biagio a San Marino di Carpi, è una tradizionale festa che si tiene ogni anno nel comune di Carpi per onorare la Madonna dei Ponticelli, la quale, secondo la tradizione, apparve ad una pastorella muta dopo che, cercando di ripararsi da un temporale, l'aveva invocata impaurita. La pastorella, avendo sentito la Madonna dirle «Putina, va a dire al tuo padre che venga a coprirmi perché mi bagno», e una volta tornata a casa riferì al padre: «Babbo, quella signora che è in quel muro mi ha detto che andiate a coprirla perché si bagna», con estrema meraviglia il papà e la mamma raccolsero quell'invito e tentarono di fare ciò che era stato chiesto per ringraziare Maria del dono della parola e dell'udito fatto alla loro bambina. E così fu eretta la chiesetta primitiva, datata 1519, dedicata alla Madonna stessa. Queste feste permettono ai fedeli di onorare la loro fede, di ringraziare e pregare per le grazie ricevute e di celebrare la loro appartenenza alla comunità cristiana. Nella giornata del 1 settembre, infatti, si è svolta la processione della Madonna presieduta dal vicario generale Monsignor Gildo Manicardi, seguita alle ore 11 dalla Santa Messa, che ha visto coinvolti numerosi fedeli i quali hanno percorso le vie della frazione carpigiana, sostenuti dal fondamentale contributo della corale parrocchiale, che ha reso ancor più solenne la celebrazione liturgica. La festa di San Biagio è anche un'opportunità per la comunità di San Marino di Carpi di festeggiare insieme. Durante la sagra vengono organizzati eventi per tutti i gusti. Dalle ore 19, infatti, è stato possibile cenare presso gli stand gastronomici e rilassarsi con musiche e attività che ogni sera venivano proposte ai partecipanti, contribuendo così alla coesione sociale e permettendo alle persone di incontrarsi e condividere momenti di gioia e festa. Prima volta qua alla sagra di San Marino? Sì, ma sono 20 anni che vengo. 20 anni che viene? Perché si mangia molto bene. Si mangia molto bene, molto bene. In conclusione, possiamo dire che la 47esima sagra Madonna dei Ponticelli ha avuto ancora una volta un grande successo, grazie agli innumerevoli volontari che si sono alternati per 10 giorni consecutivi, permettendo che il tutto si svolgesse nel rispetto delle tradizioni culturali e religiose, mantenendo un approccio sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia sociale.